Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buon venerdì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi fermeremo per le vie di Voghera tre persone che risponderanno alle domande del giorno. Torniamo a parlare della Sensia. Come ormai tutti sanno, il commissario Pomponio, per mancanza di fondi, ha scelto di eliminare stand e spettacoli. Qualche cittadino, anche attraverso le pagine social di Job TV, si è fatto portavoce di un'iniziativa che vorrebbe la stessa cittadinanza impegnata in una raccolta fondi, che servirebbe a salvare la Fiera dell'Ascensione. Se dovesse effettivamente organizzarla, lei parteciperebbe? Sì, potrei partecipare, anche se penso che sia una cosa che è sempre stata fatta per tradizione da quando ero piccola, insomma, però piuttosto che rinunciare, sì. Quindi parteciperebbe soltanto perché è una cosa tradizionale? Sì, è una tradizione che c'è sempre stata, per cui non mi sento di dire, cioè mi piacerebbe che continuasse, ecco. Dipende da quant'è la quota, però potrebbe essere un sì, visto che sono più di 600 anni che c'è. E comunque lì era in centro, era le bancarelle, c'era tutto, un po' di movimento, rallegrava anche un po' la situazione. Adesso lasciandolo solo parcheggio, io sono volontario anche nel museo che è proprio lì, mi sa che quest'anno avremo, anche se non ci sono le bancarelle lì, avremo molta meno gente che viene e può conoscere anche il museo. No, io non parteciperei, perché se non ci sono più fondi è perché i soldi sono stati mangiati dall'amministrazione che è stata commissariata, quindi sono loro che devono tirare fuori i soldi che hanno imboscato. Non parteciperei per una questione di principio, perché dove sono finiti i soldi? Domanda. Io la risposta non la so dare, qualcuno lo sa e deve darla. Quindi la responsabilità dell'amministrazione Barbieri? E di chi altro? Chi è stato sindaco per tanti anni di fila? L'amministrazione del centrodestra, Toriani, Barbieri. Premetto che io sono politico, però i fatti sono questi. Se la colletta venisse effettivamente realizzata, per quale finalità specifica legata alla fiera vorrebbe che venisse realizzata? Ma spettacoli per i bambini, poi comunque qualcosa che riguarda la scuola, per il turismo, quello che c'è sempre stato, insomma. Poi alla fine sono sempre un po' le stesse cose, però piacciono sempre a tutti. Ecco, comunque qualcosa che riguarda i bambini, ma anche un po' tutta la cittadinanza, insomma, che porti avvantaggi un po' al commercio, un po' le attività di tutti, ecco. Penso più per gli spettacoli o comunque per mostrare qualcosa che non si conosce, o cose, enti più nascosti o qualcosa di simile. Porta la tua azienda in questo video. Job TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jobtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.